Ciao a tutti ragazzi, io sono Vergens di Gaming Tonight e bentornati in Letaio Secrets. Oggi dobbiamo giocare di nuovo con Xante e siamo a Rolavin nel tentativo di proteggere l'ultimo cristallo di Kavikoa. Quindi ragazzi, sigla e direi che possiamo cominciare. Allora, come anticipato nell'introduzione, siamo al porto di Rolavin. Siamo con Dustin, quindi siamo raccomandati, tutti ci dicono che possiamo passare. Dove dobbiamo andare? Penso alla città. Cosa è sto posto? Boh, vabbè. Non c'è altro qui, immagino, che possiamo visitare. C'è, sarebbe questo cosa di roccata. Chiesa abbandonata. Ah sì, deprediamo una chiesa, ottimo. 1500 pencil, oh sì. Etere. Qualcosa di utile c'è? No. Vabbè, non che gli schifi etere e delisir, però. Sai com'è. Pendici del Monte Titano. Non dovevamo andare alla città, dovevamo andare al Monte Titano. Xante. Che c'è? Ho uno strano presentimento. Forse dovremmo tornare in un momento migliore. Dustin. Se hai paura di seguirmi, puoi anche andartene. Se arrivare in cima al monte, prendere il cristallo e evitare il peggio, io devo provarci. Non lasceremo che questo mondo venga distrutto. Smettila di fare l'eroe. Il Monte Titano è pericoloso. Chi si è avventurato qui non è più tornato. Non è più tornato. Inoltre, non sappiamo con certezza cosa possa avvenire senza cristalli. I testi antichi parlano di caos, di Kavikoa che precipiterà nelle tenebre. Ma nessuno può sapere se antichi testi scritti secoli fa dicano il vero. La stessa cosa che la gente si chiede per la Bibbia. Te la senti veramente di rischiare la tua vita per un dannato cristallo? Sì. E va bene, ti accompagnerò fino in cima. Ma quando dirò di andarcene via, dovrei starmi a sentire. Va bene. Nuova pagina avventura aggiunta al diario. Io direi di salvare. Non abbiamo manco fatto un salto in città ed effettivamente ci servirebbe. Facciamo un salto in città prima di andare al Monte Titano. Magari possiamo comprare qualcosa per permettere al nostro caro Xante livello 21 di resistere un po' di più. Ah, non possiamo andare. Perfetto. E niente, non voglio andare alla chiesa. E torniamo al Monte Titano. E preghiamo che Xante rimanga vivo. Cosa saresti tu, pipistrello? Spettro? Cosa? Vabbè, in ogni caso, avrei dovuto... Vabbè, facciamo fare tutto al nostro amico e io vado di super cura. Qua stiamo continuando a salire, eppure non si vede l'ombra di nulla a parte qualche stronzo di mob che ci attacca. Res più che immagino... difesa magica. Ma sì, diamola a Xante, perché Xante sta messo, ahimè, molto molto male. Però sembra che da qualche parte stiamo arrivando, forse vicino al boss, perché, cioè, è scontato che ci sarà per qui il boss. Continuiamo a salire e nel caso vi ricollego subito alla parte importante, non di certo il farm. Sarà una decina di minuti che continuo a girare e sono arrivato qui. Sto continuando a proseguire, a salire, ad affrontare mob. E non c'è nulla di importante nel frattempo. È un altro mob sul ponte. Veramente, non c'è dialogo né niente di importante. Scrigni, zero. Niente. Assurdo. Non so di quanto verrà a lungo questo video.
Però spero che almeno la sfida con il boss sia lunga, impegnativa. Perché altrimenti potrebbe venire veramente corto. Ma tipo 5 minuti. Spero di no. Siamo alle pendici del Monte Titano adesso, non siamo più sul Monte Titano. Siamo alle pendici del Monte Titano. I livelli sono rimasti invariati, come potete vedere, e anche i mob. Almeno c'è da dire che tutto questo farming sta a, come vedete, sta fruttando dei livelli, almeno quello. Dammi qualcosa di utile. Difesa più, mi va bene. Oggetti, difesa più, lo diamo a Xante come al solito, e anzi, su Xante mi sa che utilizziamo anche un Elisir, dal momento che è praticamente finito tutto. Sta facendo leader della situazione Xante, dal momento che Dustin fa molti più danni di lui. Il punto è che non riesco a capire quanto potrebbe venire il video, e non riesco a capire dove si debba andare ora. What? Non si può salire? Buona lì, ragazzi, proviamo a tornare indietro, vediamo. Magari c'è qualcosa di cui non mi sono reso conto, perché qui è tutto bloccato. Di qui non si può andare, si può solo scendere, quindi tornare indietro sostanzialmente. Di qui non si può andare, si può solo scendere, appunto. E di qui torniamo indietro. Adesso io non vorrei farmi sfuggire nulla. No, di qua non si può andare. Di là ci sono delle liane sulle quali mi sembra che sono già andato, ma nel caso provo. No, forse. No, decisamente no. Qua prima non ci sono arrivato. No, direi proprio di no. Non lo vedevo il cielo prima. Ho trovato etere e sto continuando a salire. Niente. Vetta del Monte Titano. Salviamo, siamo arrivati alla vetta. Quindi sicuramente adesso ci sarà una boss fight. Deoxys. Ok, cos'è quel cerchio lì? Guarda, Xante, quello è il cristallo. Avevi ragione, è ancora al suo posto. Forza, sbrighiamoci, prendiamolo e portiamolo in un posto sicuro. C'è qualcosa che non quadra. Cosa c'è che non va? In tutti i luoghi in cui è costruito un cristallo c'è a sua difesa un guardiano, ma qui non c'è nessuno. Cos'è stato? Chi diavolo sei tu? Bene, bene, bene. Xante Phenos, il difensore di Dolban, protettore del regno, colui che con un colpo di spada giustiziava i malvagi, ma che è scappato via dal regno lasciando le balie di un tiranno. Chi sei? Di cosa stai parlando? Dolban regna nelle tenebre a causa del nuovo re, che tortura e uccide donne e bambine innocenti, soltanto per poterti trovare, e tu fingi di non sapere, è inutile nascondere le tue colpe. Sei scappato con la coda tra le gambe mentre la tua gente moriva sotto la tirannia di Ferzer. Sei soltanto un vigliacco, non te lo perdonerò mai. Io non ho mai abbandonato il mio regno, quando tutto sarà finito farò in modo che tutto torni come prima. Adesso dimmi chi sei. Non mi riconosci? Vediamo se così ti torna in mente. Ma tu sei... Esatto, Sasha, lo scultore di Dolban, mai visto in vita mia. Lo stesso scultore che ha realizzato la statua di tua sorella Maria in bella mostra nella Sala della Vergogna. La stessa vergogna che proverai adesso prima di soccombere miseramente. Xante, questa è la resa dei conti. Pagherai per la mia Ginevra. E per aver abbandonato il tuo popolo. E la resa dei conti, territore, pagherei per aver abbandonato la tua gente.
Come, scusa? Andiamo subito di fior d'arancio e dragma di metallo. Tanto sicuramente anche lui farà l'evocazione di Cristo. Candelabro smash su Sasha e Titanium. Sante è morto. Ok, c'è. Ok, un cacchio. Non ho bisogno dei poteri per farti a pezzi, vigliacco. Vendicherò la mia genere per tutte le persone condannate a morte alla Ferzer per colpa tua. Per colpa mia. Xante è un custode di un papavero nero, non può essere altrimenti. Il gruppo di Xante è stato sconfitto. Wow. Cosa sono quei danni? Esattamente. Riproviamoci. Non so cosa dire. Siamo di nuovo qui, come potete vedere. E ci hanno appena fatto un'ira di Odino. Ultra cura. E con lui abilità e Titanium. Xante ci viene leggermente shottato qui. Ok, però adesso no. Adesso decisamente no. Abbiamo la possibilità di usare un meteor almeno. Non abbiamo nessun debuff, cioè nessun cecità, niente. Quindi io vado ignorantemente. Questo è il dialogo di prima. E continuiamo ad attaccarlo, vediamo se riusciamo a cavarcela. Però è veramente, veramente forte. Ok, questo più meteor. E preghiamo che Xante non ci faccia una pessima fine. Almeno in questo turno. Ok, no. Possiamo andare di ultra cura. E abilità Titanium. Vediamo se almeno così ce la caviamo. Per il momento non ci sta facendo troppi danni. Ultra cura è entrata. Giustizia nera. Ed è questo il problema, la giustizia nera, altro che. È veramente, veramente, veramente forte come abilità. Il punto è che più danni gli facciamo, più lui si ricarica. Quindi non so cosa dire. Falce del giudizio. Cura, cura, Xante. Devi resistere, devi curare il più possibile. Perché Titanium fa più danni di Meteor, non posso negarlo. Vediamo se Sasha attacca. Aia! Quella mi sa che è l'abilità che ci fa missare tutto. Spero di sbagliarmi. Ha una forza incredibile. Riteniamoci adesso sarà la fine per noi. Xante! Samurdei mi ha donato la forza per di farmi giustizia. Ho accolto l'oscurità dentro di me e adesso col suo potere io ti ucciderò. Samurdei, Xante, è stato corrotto dall'oscurità, fuggiamo finché siamo in tempo, il cristallo. Non missiamo tutto. Questo è palese. Io proverei a fare un Meteor e un Titanium. Spero che così lo sistemiamo un po'. Spero. Ok, il meteor è entrato. Adesso bisogna vedere se resiste Xante. Ok, Xante resiste. Il problema è il suo compare. Andiamo di nuovo di Titanium, perché Xante dovrebbe riuscire a curare tutta la vita più o meno. Il radiodino, ok, si sta concentrando su di lui, buono, perché lui resiste, Xante no, e con lui continuiamo a usare Titanium, mentre Xante continua a fare ultra cura, il che vuol dire 3000 HP curati ogni volta, che sono praticamente tutta la vita.
Però la battaglia col boss si sta rivelando veramente, veramente impegnativa. Abbiamo finito i TP? No! E, cioè, i punti magici. Aia. Etere Axante. Abbiamo finito addirittura i punti magia, cioè, rendiamoci conto. Spaventoso. Adesso basta. Dustin, attento. Dustin, vieni via da lì. Finalmente giustizia fatta. No, Xante! È morto. È tutta colpa mia. Se fossi stato più attento saresti ancora vivo. È morto. Xante, con il tuo gesto mi hai salvato la vita. Io non lo dimenticherò mai. È una tempesta, presto, ripariamoci qui. Cosa succede? Il cielo è diventato improvvisamente nero. Ma quello è... Oh no, è uno dei vostri. Xante, cosa ti hanno fatto? Accidenti, siamo arrivati troppo tardi. Ehi, che succede lì dentro? Allora, che succede qui dentro? Oh no, Xante! Da quel momento in poi Kavikoa cadde nelle tenebre. Liva e i suoi compagni tentarono invano di fermare l'avanzata di Sarmudeli e i suoi seguaci, ma vennero sconfitti più volte. Non riuscendo mai a ottenere vittorie sul campo e frustrati dalle sconfitte, il gruppo si sciolse e ognuno scelse per la propria via, ma alcuni di loro continuarono a sperare di liberarsi dalla tirannia di Samurdei. Di Liv si persero le tracce. Nacque la resistenza a Lazarus, che si prefiggeva l'obiettivo di liberare Kavikoa dall'oppressione di Samurdei e dei suoi seguaci, custodi del papavero nero. Ma questa è un'altra storia. È finito. Sì. È finito. Allora, siamo arrivati alla fine, a quanto pare, di questa storia. C'è da fare una precisazione. Ma questa è un'altra storia. Io so già a cosa si riferisce, perché Domenico Maione, il ragazzo che mi ha presentato questo gioco, ci ha fatto un romanzo su questa storia. Quindi probabilmente si riferisce alla storia presente nel romanzo, che non so se prima o poi verrà trasposta come videogioco. In ogni caso, questo non è l'ultimo video per quanto riguarda le Tale of Secrets, ragazzi, perché c'è ancora una missione secondaria da fare. Una missione secondaria, io mi sono tenuto il file di salvataggio precedente alla partenza apposta, perché nel caso l'avrei affrontata comunque con voi. Quindi ragazzi, il prossimo sarà effettivamente l'ultimo video di The Tale of Secrets. Io ringrazio Domenico Maione e tutti i ragazzi che hanno sviluppato questo gioco che adesso vedete qui in questa schermata, perché hanno fatto veramente, veramente, veramente un ottimo lavoro.
Special thanks to YouTuber Gaming Tonight, di niente. E quindi niente, ragazzi, questa è la conclusione di questo, a questo punto, prequel. E ci vediamo al prossimo episodio, che effettivamente sarà l'ultimo. Io vi lascio con i titoli di coda del gioco e alla prossima, ragazzi. Sono finiti i titoli di coda. Ah no, c'è un'altra scena post-game. Leave. Continua. Ok, questo continua penso che significhi che vogliono fare un altro, un'altra versione, il sequel, insomma. Comunque, ragazzi, come anticipato, ci vediamo al prossimo video, che sarà ufficialmente l'ultimo. Ciao, ragazzi.